queste sono le fattrici, facciamole pure vedere, di Giovanni Rana, il suo allevamento personale, così le facciamo anche conoscere agli amici che conoscono questo cognome solo per i tortellini, non lo conoscono per i cavalli, ma noi siamo qua per i cavalli. È bello vedere appunto queste giumente qui a Oppeano. Io ho una memoria che fa impressione, perché non, io mi ricordo che lei è membro della commissione etologica, ma non mi ricordo nome e cognomi. Perché Andrea Olmi. Prima o poi, ma io ho problemi di memoria, non è scortesia, sono proprio un carciofo. Oggi qui parliamo di un cavallo da vivere in maniera diversa da come siamo abituati dai concorsi. Vorrei dire, senza, poi la Ferruga si arrabbia, ma siamo all'opposto del dressage, nel senso, o meglio, cioè, è proprio una libertà a cui siamo davvero poco abituati, che è molto bella. Sì, questo parte tutto dallo studio dell'etologia, dal comportamento animale. E da lì ci ha dato un sacco di nuove informazioni per rapportarci con il cavallo in maniera più vicina a lui. E da lì è nata tutta questa serie di iniziative, di persone che si dedicano proprio allo studio e alla ricerca. Farlo capire ai cavalieri quanto è facile e quanto è difficile. Farlo capire è facile, perché basta spiegarlo e è comprensibile. Ma farli avvicinare a questo messaggio, lì si mettono in gioco loro, lì devono decidere loro se andare oltre e sfruttare meglio queste informazioni che hanno da questi studi, da queste ricerche, e portarle a loro vantaggio. Gli ripeto sempre a tutti questi ragazzi, metteteli degli obiettivi che siano a lungo e a medio termine, non a breve termine. Allora lì entrano in gioco su questi fattori. Una cosa molto bella che io ho visto qui, mi hanno raccontato, cavalli, come suol dire, ingranati, che di fare non un ostacolo, ma neanche una barriera a terra, non ne volevano più sapere, neanche morte e morire, che lavorati in una maniera diversa, sono tornati a fare ostacoli. Questo è un bel insegnamento. È un bel insegnamento. Ho detto la cosa corretta? Perfetto, perché è un bel insegnamento. Fa ricreare un'autostima all'individuo con cui lavora. L'autostima con il collaboratore che tu hai di fianco. Se non ha la sua autostima, non è un buon collaboratore. E quindi da lì nasce tutto questo percorso, che parte da questa prima sensibilizzazione del cavaliere, per esempio, e poi la porti a cavallo. Ho visto tutti i cavalli senza il morso in bocca. Molti senza il morso, che è una prima fase, dove poi arriverà anche l'imboccatura, dove è una fase più artistica del lavoro del cavallo, dove ci sono delle prestazioni anche richieste diverse, e allora diventa lo strumento utilizzato bene dal cavaliere. Cosa vorrebbe, pensando di rivederci qui fra 2 anni, 3 anni, 5 anni, cosa vorrebbe vedere cambiato nella testa di chi va a cavallo? Certo. Che cosa? La gestione del cavallo in tutto il suo senso, non solo nella parte tecnica, ma anche la gestione nella scuderia, la gestione nei paddock, la gestione delle amicizie del cavallo perché il branco è alla base di tutto, no? E allora da lì la gestione di tutta la giornata. Grazie. E non solo della tecnica. Grazie a lei.